Allora, io vorrei partire da Fioramonti e soprattutto da quelle che sono le parole di Giuseppe Conte. Andrei a vedere sui giornali, perché ovviamente l'approfondimento, soprattutto per quanto riguarda il Consiglio europeo, riguarda sostanzialmente che cosa vuole l'Olanda. Cosa cerchiamo di ottenere noi in questa fase? Il tema riguarda la governance, come dicevo prima, ovvero la possibilità praticamente di ogni singolo paese di fare quel che vuole dei propri soldi senza aver il problema di un veto di un altro paese. La dotazione del recovery, ieri si è scesi da 750 miliardi a 595 miliardi, che è la richiesta dei quattro paesi frugali, e poi la tranche dei finanziamenti nel piano del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, c'è questo 30% che sostanzialmente il Consiglio europeo potrebbe non dare a quei paesi che sostanzialmente grazie alla prima tranche riescono ad avere dei dati economici più alti rispetto al previsto. Questo è in soldoni. Fioramonti, come ho detto io, c'è qualcosa? Ho dimenticato qualcosa? No, perfettamente ragione. Io credo che alla fine si troverà un accordo probabilmente sulla falsa traccia della proposta Michel, cioè quella di diminuire leggermente le parti legate ai sussidi, aumentare di più quelle sui prestiti. Però rimane un problema di fondo, secondo me, e cioè quello che noi come Italia, ma insieme alla Spagna, alla Francia, tanti altri paesi, Portogallo in testa, dobbiamo cominciare a ribaltare il discorso qui. Cioè non si tratta di paesi frugali contro paesi peggio, meno ben organizzati, con la finanza più facile. Si tratta qui di riorientare le politiche industriali dell'Europa. E quindi, come è stato fatto con l'Inghilterra per tanti anni, voi ricordate, l'Inghilterra era sempre quella che eccepiva, che si tirava fuori. Forse è il caso di ribaltare qui la conversazione e dire all'Olanda che se non ci sta, il problema è olandese, non è... Ma non si rischia di far diventare l'Olanda una nuova Gran Bretagna, Fioramonti? Scusi? Non si rischia di far diventare l'Olanda una nuova Gran Bretagna da questo punto di vista? Ma io non credo, la Gran Bretagna è andata avanti così per 30-40 anni, quindi l'importante è che qui non si permetta una narrazione che non funziona più, cioè la narrazione secondo cui questi paesi, che sono poi la maggioranza, perché ci mettiamo anche la Germania dentro questo discorso, che ovviamente sta cercando di mantenere una posizione di neutralità, ma è interessata ad un accordo e si è sempre di più avvicinata ai paesi, diciamo così, del Sud Europa, è importante che l'Olanda venga isolata in questo, perché quando voi l'accomunate agli altri quattro paesi, in realtà le posizioni di questi quattro non sono completamente analoga. È l'Olanda che in qualche modo si è tirata fuori con una posizione molto ma molto oltranzista. Quindi secondo me l'accordo ci sarà, sarà anche accettabile probabilmente, ma l'importante è che da questa narrazione non esca il fatto che gli italiani, gli spagnoli e i francesi si sono dovuti piegare, ma che è l'Olanda che deve cominciare a chiarire se vuole stare in Europa e a che condizioni e quale Europa. Devo dire la verità, da questo punto di vista noi forse avremmo avuto più forza se avessimo avuto un dibattito parlamentare importante su questi temi, come l'Olanda già ha fatto mesi fa, perché Rutte è andato ai consigli europei con una mozione parlamentare molto chiara, che ovviamente l'ha rafforzato. Noi avremmo dovuto fare lo stesso, insieme a Francia, Spagna, Portogallo e tutti gli altri paesi che sostengono delle tesi giuste. E invece, insomma, la polemica anche in Italia, insomma, la conosciamo bene. Ieri addirittura il leader dell'opposizione, Matteo Salvini, ha chiesto le dimissioni di Conte. Bisogna fare, cioè, se l'Europa ci chiede e parte della popolazione ci chiede di rimettere le mani su quota 100, di rimettere le mani sul mercato del lavoro, di rimettere le mani sul reddito di cittadinanza, è una cosa che va fatta? Io non sono particolarmente innamorato di quota 100, ma mi stupisce che a fronte dei finanziamenti che l'Europa metterà a disposizione ci si attacchi a una cosa che costa 3 miliardi. Comunque è una discussione che si può sicuramente iniziare e si può avere nel nostro paese, mentre non toccherei, anzi migliorerei la parte sul reddito. Noi dobbiamo andare verso una riconversione industriale senza precedenti in Italia e in Europa, e non possiamo farlo senza un sostegno al reddito, senza un sostegno ai lavoratori e alle imprese, perché le transizioni altrimenti chi le paga e chi rischia di immaginare un nuovo modello produttivo? Noi avremo bisogno davvero di, su questo sono molto d'accordo con chi è intervenuto prima di noi, di rimmaginare il nostro sistema fiscale. Nel mio libro io presento per esempio l'idea di un fisco intelligente che aumenti le tasse su alcuni tipi di consumi e le diminuisco su altri tipi di consumi, perché il nostro sistema fiscale non può essere cieco di fronte a consumi che fanno male alla salute e all'ambiente, e non può essere neanche cieco di fronte alle grandi disuguaglianze. Quindi per esempio anche intervenire sui grandi patrimoni nel nostro paese, i grandi patrimoni. Qualche giorno fa è uscita una lettera dei paperoni del mondo che dicono tassateci di più. È interessante che tra questi multimiliardari non compariva nessun italiano, nonostante l'Italia abbia un numero sempre crescente di multimiliardari.
Ecco, noi, e poi abbiamo bisogno davvero di cominciare a aiutare le imprese, e per esempio questo si potrebbe fare attraverso una flat tax, questa sì, una flat tax, ma non per tutte le imprese, per le società di benefit, per esempio, per le imprese che prendono sul serio la salute delle persone e dell'ambiente, quindi danno un indirizzo. Questa è la visione che forse manca in questo momento, cioè l'idea che l'Italia non vuole continuare a cavarsela più o meno come ha cercato di fare negli ultimi 20 anni, ma deve avere una visione industriale diversa e dire: noi vogliamo essere l'avanguardia di un modello industriale che può creare milioni di posti di lavoro e posti di lavoro di migliore dignità, e a quel punto anche scalzare la sufficienza e l'arroganza con cui l'Olanda oggi ci fa la lezione. Perché ricordo a tutti, non l'abbiamo menzionato, che l'Olanda comunque è un paradiso fiscale, cioè un paese che si è avvantaggiato di una fiscalità molto competitiva per attrarre aziende che pongono la loro sede legale o fiscale in quel paese, ma molto spesso fanno la produzione altrove. Quindi noi dobbiamo anche andare in questi consessi europei con un progetto credibile che metta in difficoltà i nostri partner, che devono smettere di farci la lezione. Visto che ha espresso la sua contrarietà, quando lei faceva parte di quel movimento di cui sopra, insomma, ne è uscita, cosa le dicevano nel movimento? Perché bisognava farla quella riforma? Se si riferisce a quota 100, la ragione principale era che in qualche modo era un punto di convergenza con la Lega, e poi molti probabili... Ma dentro il movimento si voleva questa riforma? C'era una... Diciamo, le due opzioni, quota 100 e reddito di cittadinanza, vengono da due modi di concepire completamente, in maniera completamente diversa, il mondo del lavoro e la società. Quota 100 è una misura regressiva, il reddito di cittadinanza è una misura che permette la riconversione. Quindi, come ho detto, io non sono innamorato di quota 100, ne possiamo discutere. Sì. Ritengo invece che il reddito di cittadinanza vada migliorato e ampliato, perché se vogliamo fare la transizione, che è così importante, non possiamo non avere un sistema di sostegno al reddito dei lavoratori e degli imprenditori. Ok, ritorno da Zabbeo, che avevo tolto la parola. No. Per la cronaca, c'è anche la protesta da parte dei commercialisti che minacciano sciopere di fronte alle ripetute più che motivate richieste di proroga dei versamenti del 20 luglio avanzate dai commercialisti. Il governo ha opposto un no che sembra al momento irrevocabile, oltre che incomprensibile. A questo punto diventa per noi inevitabile valutare concrete azioni di protesta, tra le quali non escludiamo lo sciopero. Anche Matteo Renzi, Italia Viva, insomma, si smarca dal governo e chiede al governo un intervento più deciso. Fioramonti, si poteva fare più, si poteva fare meglio, si poteva prorogare, si poteva arrivare a una moratoria, come diceva Zabbeo? Sicuramente si poteva prorogare, si sarebbe dovuto prorogare. Si poteva anche immaginare in questi mesi un percorso molto diverso. Abbiamo speso tanto tempo, tante risorse, tanti ritardi nell'erogare finanziamenti. Avremmo potuto invece fare un discorso di coordinamento, quindi abbassando le tasse, l'imposizione fiscale sulle aziende, e con un patto di carattere trasversale, chiedendo a tutti questi ovviamente che si mantenessero i posti di lavoro, che si garantisse il più possibile la continuità lavorativa per quelle aziende il cui codice Ateco non era stato chiuso e così via. Invece cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un paradosso che secondo me va superato, cioè una posizione tra lavoratori e imprenditori, soprattutto tra piccoli imprenditori, che sono i primi lavoratori delle loro aziende in realtà. E quindi abbiamo creato anche questo scollamento, per esempio, tra la cassa integrazione e il divieto di licenziamento. Voi sapete che le settimane di cassa integrazione non erano sufficienti a coprire tutto il periodo di inattività, e quindi gli imprenditori si sono dovuti caricare, molto spesso anche per i ritardi iniziali, ma poi per la durata complessiva si sono dovuti caricare il costo di stipendi di lavoratori che giustamente non possono licenziare, ma per i quali lo Stato comunque non interviene. Ma libero professionista, Fioramonti, no? Noi abbiamo visto il servizio prima, insomma, siamo parlato di media borghesia, il geometra, l'ingegnere, insomma, lì si rischia nuova povertà. Sì, noi dobbiamo superare questa visione un po' antiquata, secondo cui si interviene giustamente per tutelare i lavoratori. Io lo dico chiaramente, giustamente, ma i lavoratori, i primi lavoratori sono anche gli imprenditori, che sono coloro che amano di più la loro azienda, soprattutto i piccoli imprenditori. Ecco, questo significa fare un discorso diverso, e quindi a volte sostenere un alivio, un sollievo, insomma una riduzione dell'imposizione fiscale per permettere a queste persone di tirare avanti e per tenere i posti di lavoro presenti e recuperare magari una fase post lockdown in cui si immagina che le attività economiche, magari lentamente, forse non troppo, ricominceranno a riprendere. Ultima parte del dibattito di Omnibus di domenica, dedicata alla scuola, perché allora il ministro dell'istruzione Azzolina tende una mano nei confronti dei sindacati, che hanno detto che avevano minacciato, insomma, di non
di uno sciopero, di non dare la loro disponibilità per la riapertura a settembre. È una sfida per tutti, dice Lazzolina, quelli che sono i nodi aperti ancora, il famoso distanziamento tra gli alunni, tra gli studenti seduti, gli spazi, la necessità di trovare nuovi spazi. Il ministro Azzolina si è impegnato a trovarne di nuovi in giro per l'Italia, e i trasporti, gli orari differenziati. Allora vado dall'ex ministro dell'istruzione Fioramonti. Dice la ministra ieri a Torino: stiamo trovando un altro miliardo per avere classi sicure, nuovi spazi e più personale. So che parlando con Fioramonti di un miliardo, guarda che è proprio esattamente quella cifra che andava cercando Fioramonti quando era ministro, ecco. Mi concede la battuta, ecco. No, no, la battuta è puntuale. In realtà in Italia dovremmo cominciare a prevenire i problemi, cercare di agire in anticipo rispetto alle problematiche. Il governo in questo ha sbagliato tantissimo prima della pandemia, ha continuato a sbagliare purtroppo durante la pandemia. Andavano fatte due cose: una volta chiuse le scuole bisognava subito convocare un tavolo permanente nel Ministero dell'Istruzione con i sindacati, con i presidi, con le rappresentanze degli studenti, con tutto il mondo della comunità educante, per programmare insieme la riapertura, perché la pandemia è una sfida senza precedenti, non c'è qualcuno che può farlo da solo, bisognava da subito creare questo clima. Invece purtroppo ci si è rinchiusi in un silenzio a riccio e si è creato molta tensione. Oggi viviamo le conseguenze di questi ritardi davvero inaccettabili. E la seconda cosa che andava fatta era fare quello che chiedevo io da ministro, cioè investire in spesa corrente, quindi in organico, perché il personale è poco, e non cercare rifugio, come si sta facendo in questi giorni, nei finanziamenti in conto capitale, quindi nei finanziamenti sull'edilizia scolastica, facendo finta di aver trovato dei soldi. Perché quando abbiamo le segreterie scolastiche piene di precari e di facenti funzioni, abbiamo 200.000 precari nelle scuole, quindi un quarto del personale è a tempo determinato. Abbiamo 30.000 pensionamenti l'anno, quindi questa sacca di precari continua a aumentare. Abbiamo dirigenti scolastici che sono spesso reggenti su più plessi scolastici. Ormai è normale in Italia avere una scuola con 2-3.000 studenti. Abbiamo chiuso le scuole nei territori, abbiamo creato questi enormi plessi difficili da gestire e sicuramente il distanziamento sociale quasi impossibile da ottenere. Invece, investendo in organico, avremmo potuto cominciare a riaprire scuole che erano state chiuse, a ritornare a fare scuole di territorio e a creare quelle condizioni per utilizzare meglio i fondi europei che non riusciamo a spendere perché non abbiamo persone competenti e a tempo indeterminato nelle strutture amministrative. Queste cose andavano fatte. Fioramonti, in un flash, Fioramonti, nella polemica tra concorso e graduatorie, lei dove si colloca? Io sono convinto che si dovessero fare dei concorsi semplificati in quest'anno per mettere di ruolo più persone possibili che avessero già un'esperienza formativa. L'ha fatto il ministro di Speranza della Salute. Ha detto: siamo di fronte ad una situazione senza precedenti, dobbiamo immettere più personale possibile. Sulla scuola invece non si è fatto. Si è trovato solo un miliardo quando ne servivano tre e c'è bisogno di farlo oggi. Ma se non si fa oggi non si farà mai più, perché poi col 160% di debito, con un deficit fuori controllo, io voglio vedergli gli investimenti sulla scuola nei prossimi anni. Invece torneremo a tagliare. Era ora il momento di intervenire con coraggio. Oggi, tra l'altro.